Pronto a calcio di punizione. Movimento in area, parte cross, è pericoloso. Messo fuori Dangotti, pasticcio e gran gol! Gran gol! Proprio Porrini, sotto misura, approfitta di un incredibile errore della difesa parigina. Sì, è stato fortunato perché gli è arrivato il pallone proprio addosso, però nella torsione è stato rapido, veloce, davvero bomber di sinistro, ha indirizzato nell'angolino basso, ma nulla ha potuto, era veramente molto vicino al portiere francese Porrini. Comunque la torsione molto bella, ha colpito bene di collo pieno, bravo, molto fantastica bravo. Fantastica girata di Porrini dopo 4 minuti 30 secondi, rivediamo un Gottir, invio corto e Guérin che sbaglia clamorosamente. Girata da centravanti di Porrini, tutto è pronto, vedete le gaine del Piero, un abbraccio tra i due, parte cross, pericolo Padovano, gol! È il raddoppio, Padovano! È grandissimo il gol, è salito in cielo, in paradiso, è andato con il terzo tempo, ha staccato molto bene in anticipo sul primo palo. E sì che Ngotti e Le Guin sono molto alti, fortissimi di testa. Questo giocatore fa vedere proprio che oltre che alla velocità è andato in cielo, veramente ha superato Ngotti in anticipo e ha schiacciato molto bene. Recupera ancora Zidane, è un tiro cross pericoloso, gol! È il terzo, è stato Ferrara, svettare su tutti, gol di Ferrara. Ci piazzati ancora una volta, Zidane. Zidane basso, quasi autogol, Lama, Padovano, gol! 4, Padovano ancora, era stato bravissimo Lama, ma Padovano non ha perdonato, 4-0, cappotto incredibile al Paris Saint-Germain. E adesso però sembra voler tornare sulla falsa riga degli ultimi tempi, sbagliando molto, Lombardo mette dentro. Finalmente arriva il quinto gol, era nell'area da diversi minuti e lo segna Lombardo, soddisfazione importante per lui. Del Piero lo salta, doppio tunnel, Amoruso, sinistro e rete. Ancora la Juve in gol, gran gol di Amoruso, è il 6-1. 11 anni di meno per Rai. Vediamo Del Piero e gol! Gol di Del Piero, avevamo qualche dubbio sulla posizione di Del Piero, è stato bravissimo a stoppare, a domare il pallone, a metterlo in rete. Ho capito le intenzioni di Del Piero. Da quella posizione puoi calciare sopra la barriera e anche verso il portiere. Ecco qui. Attenzione. Due volte Del Piero. Bravissimo Del Piero che ha sprecato una doppia indecisione di Le Guin. Si aspetta soltanto, come dicevamo prima, il fischio dell'arbitro. È messo bene.